Se anche a voi il rumore dei mouse dà particolarmente fastidio, questo fa il caso vostro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a vedere un prodotto semplicissimo che però a mio parere risulta molto interessante nell'utilizzo quotidiano. Si tratta di questo Infic, un mouse wireless, quindi senza fili, silenzioso. Questa è la confezione, molto basilare. In realtà questo prodotto l'ho già da tempo, da circa 5 mesi, e l'ho acquistato personalmente proprio perché ero alla ricerca di un mouse silenzioso. Per silenzioso intendo che nel momento in cui si va a cliccare non emette quel fastidioso click click che fanno tutti i mouse. Comunque, oltre a questa caratteristica di essere silenzioso, ne ha anche delle altre che mi hanno piacevolmente colpita e ve le mostrerò in questo video. Andiamo a fare l'unboxing del prodotto. Ovviamente io l'ho già utilizzato ed è 5 mesi che lo utilizzo, però l'ho richiuso nella sua confezione originale proprio per farvi vedere come lo ricevete. All'interno della confezione si trova prima di tutto il mouse. Io l'ho scelto in colorazione nera, tuttavia ci sono tante altre colorazioni. Si trova poi il manuale utente e c'è la lingua italiana. Infine si trova un cavetto USB, micro USB, quindi non ha la presa Type-C per una ricarica rapida. Tuttavia devo dirvi che questo mouse ha una batteria così ampia da consentire un utilizzo prolungato per 20.000 ore, quindi la durata di carica è davvero notevole. Ah, dimenticavo, nella parte inferiore del mouse si trova anche questo ricevitore USB che va collegato alla porta USB del vostro PC perché il mouse riceva il segnale. Segnale che è dotato di tecnologia a 2.5 GHz per una distanza di ricezione fino a 10 metri. È dotato inoltre di tecnologia plug and play, questo vuol dire che non necessiterà di alcuna installazione ma basterà inserire il ricevitore USB nella porta USB del vostro PC e il mouse automaticamente funzionerà. Sulla parte sottostante è dotato di un pulsantino on-off che consente di attivare e disattivare il mouse in modo da risparmiare energia nel momento in cui non lo utilizzate. Qui sotto è presente anche un lettore ottico. Il mouse è sottilissimo come vedete e il peso è davvero leggero. Quindi è davvero comodo da trasportare ovunque, è adatto ad un utilizzo comportabile. Per il resto è semplicissimo, è realizzato interamente in plastica. Sulla parte superiore la plastica ha un effetto vellutato, sulla quale però ho riscontrato un piccolo difetto. Dopo un periodo di utilizzo, nel mio caso 5 mesi, quindi nemmeno tanto, inizia un pochino a scolorirsi la parte in cui si poggiano le dita. Questo è un piccolo difettuccio che ho notato, per il momento nemmeno troppo evidente, però penso che con il tempo andrà a scolorirsi la parte che viene più utilizzata, cioè quella in cui andiamo a cliccare. A parte questo, comunque, il mouse è dotato di due soli pulsanti, destro e sinistro, e di una rotellina centrale che può anche essere premuta per effettuare il click con la rotella, oppure tenendola premuta e scorrendo verso il basso, la pagina inizierà gradualmente a scorrere. Vi è poi un altro pulsante, questo, che consente di aumentare i DPI. DPI sarebbe la velocità di movimento del cursore del mouse, che va da 1000, 1200 fino a 1600 DPI. Poi qui sulla parte bassa c'è il marchio Infic, il quale ha uno store su Amazon. Infatti il mouse è stato acquistato
su Amazon e vi lascerò ovviamente tutti i link in descrizione. Altro pregio di questo mouse che mi ha spinta ad acquistarlo, oltre al fatto di essere silenzioso, qui sulla parte bassa ci sono tre LED che consentono di indicare la percentuale di carica del mouse. Questa è un'ottima cosa, perché fino ad ora tutti i mouse che ho utilizzato durante l'utilizzo andavano a scaricarsi e io di colpo mi ritrovavo con il mouse bloccato, perché non mi era dato sapere quando il mouse si sarebbe scaricato, quindi questo avveniva all'improvviso. Con questo meccanismo invece dei tre LED si saprà quando il mouse si sta per scaricare, perché all'ultimo LED ovviamente saprete che dovrete ricaricarlo, e questo è molto comodo per un mouse, quindi caratteristica top che mi ha spinta ad acquistarlo. Ultimo pregio che vado a sottolineare è che non ha bisogno di batterie, quindi non dovrete inserire alcuna batteria all'interno, perché vi è già al suo interno una batteria ricaricabile che andrà ad essere ricaricata semplicemente collegandola al cavetto micro USB, e la batteria, come vi ho già detto, ha una lunghissima durata che potrete sempre controllare tramite le tre spie luminose. Un'altra funzione poi degna di nota è il risparmio energetico. Infatti, dopo 5 minuti di inutilizzo di questo mouse, lui andrà a sospendersi temporaneamente fino a che non andrete di nuovo a scuoterlo, in modo da risparmiare energia. E ciò consente all'ottima batteria di durare ancora di più di quanto previsto. Adesso comunque vado a farvi sentire la differenza di click tra un normale mouse e questo, quindi la caratteristica per la quale ho acquistato il mouse principalmente. Questo è un normalissimo mouse, come sentite il click è abbastanza rumoroso, e questo è il mouse Infic. Credo che si senta la differenza. Voi direte, a cosa serve un mouse silenzioso? Beh, ad esempio in un ufficio sarebbe davvero fastidioso sentire diversi mouse fare quel click costantemente, quindi questo mouse sarebbe perfetto in quel caso. Oppure, vi do un'altra idea, ad esempio nella didattica a distanza, durante un'interrogazione, questo click non si udirebbe nemmeno, quindi se volete sbirciare qualche appunto durante un'interrogazione potreste farlo senza essere uditi dalla professoressa, ma questo non si fa, quindi io non ve lo sto consigliando per questo, eh. Bene, quindi io credo di avervi detto un po' tutto riguardo questo prodottino davvero interessante. L'unica cosa che non vi ho detto è il prezzo, che è davvero basso a mio parere, è di circa 12 euro, va anche in promozione a 10 euro, 7 delle volte, quindi tenetelo d'occhio. In ogni caso vi lascio tutti i link in descrizione video. Ovviamente non è che si tratti di un mouse professionale da gaming, ma si tratta comunque di un prodotto che in alcuni casi può davvero tornare utile. E ripeto, il fatto dei tre LED di ricarica per me è davvero comodissimo. Bene, allora io spero che questo prodotto vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!